Festeggiare la fine dell'anno scolastico lanciandosi uova, farina e facendosi gavettoni nel cortile della scuola sicuramente non è stata una scelta civile ed intelligente. Se ne sono accorti alcuni studenti della classe terza B della scuola media Mazzini di Pescara, i quali, presi anche di mira sui social, hanno deciso di rimediare la bravata. Hanno compreso l'errore, hanno chiesto scusa e diligentemente hanno subito posto rimedio. Armati di secchi e stracci, hanno ripulito il marciapiede antistante la loro scuola in via Regina Margherita a Pescara. Anche se il nostro non doveva essere un atto vandalico, ma era solo un modo per festeggiare la nostra uscita dalla scuola media. Elena, quando avete pensato di fare questa, tra virgolette, la chiamiamo molto simpaticamente, bravata? No, ma sono già 3 anni che facciamo così, però magari quest'anno è stato un po' più abbiamo esagerato. Francesca, però avete chiesto scusa, avete ripulito, insomma siete stati molto bravi. Sì, abbiamo avuto il modo di riuscire a riparare i nostri errori, e pulendo, comunque facendo quello che ci aspettava. La bravata, come già detto, è stata compiuta sabato scorso nell'ultimo giorno di scuola. Il pavimento del cortile ed il marciapiede imbrattati da uova, farina e spray. Si è reso necessario anche l'intervento degli operatori ecologici della società attiva. Per dimostrare di aver compreso la lezione, gli studenti si sono presentati ieri mattina con gli attrezzi necessari ed hanno ripulito le aree imbrattate. Appresa la notizia, la dirigente scolastica, Elena Marullo, impegnata in queste ore con gli scrutini, ha diramato una nota per esprimere apprezzamento per il gesto fatto dai suoi studenti. L'avete incontrata? No, personalmente non l'abbiamo incontrata, anche se noi abbiamo chiesto scusa anche nel centro. Avete ripulito non solo il marciapiede, avete ripulito anche il cancello d'ingresso? Sì, oltre a ripulire fuori dalla scuola, dal cancello, abbiamo ripulito anche dentro perché ci sembrava comunque giusto, e anche fuori dalla scuola, visto che abbiamo sporcato. Francesca, i vostri genitori che cosa hanno detto? I nostri genitori ci hanno incoraggiato e ci hanno spinto a fare questo gesto. Per il prossimo anno non ci sarà più occasione di poter fare questa iniziativa? Per noi no, però credo per quello che è successo le prossime terze non faranno la cosa che abbiamo fatto noi, non esagereranno, anche se comunque credo festeggeranno perché è comunque l'ultimo giorno di scuola.